Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi parlo molto velocemente dell'aggiornamento del contenuto nella patch 7.10, aggiornamento numero 2 ragazzi. Lo avrete già saputo se avete letto ragazzi ovviamente le patch notes, ma ci sono un bel po' di novità che arrivano di prepotenza, a partire ragazzi dalla boom box. Ragazzi, l'avevamo già vista qualche giorno fa e questa nuova boom box, come descrizione, dice: vai coi bassi grazie al nuovissimo oggetto disponibile in battaglia reale, lo stereo portatile. Alza il volume e dirigilo verso le strutture nemiche per abbattere le difese. Ragazzi, ho un gameplay, ve lo voglio fare vedere. Ho un gameplay, ragazzi, della... Oh, sono io triplo. Ve lo voglio far vedere, sentite che roba. Allora, tanto prepotente ragazzi questo gameplay. Da quanto ho capito non ci sarà modo di costruire quando si è nel raggio dello stereo portatile e per fermarlo bisognerà ovviamente sparargli e distruggerlo ragazzi. Non so ancora la rarità, spero e credo che sia epico visto così, ma ovviamente andremo a vedere. Andando avanti ragazzi, ci sono delle notizie molto interessanti anche per Save the World. Come vedete abbiamo una spada albero di luce, quella che vi sto mostrando, che dice: affetta gli abietti e stordisci i nemici con la luce di quest'arma da mischia. Sblocca questa ricompensa nelle sfide settimanali del Frost Knight e anche ragazzi il nuovo fucile d'assalto nota dolente. Semina sofferenza tramite i devastanti colpi di questo fucile d'assalto, disponibile nel negozio settimanale, quindi un nuovo oggetto nello shop di Save the World. Ma le notizie non finiscono ragazzi, arriva anche il nuovo castello di ghiaccio, un nuovo tema per la modalità creativa. Ci sono ben 8 nuovi prefabbricati per poter dar sfogo alla vostra fantasia ragazzi e ovviamente migliorare il vostro gioco. Beh ragazzi, questo era il secondo aggiornamento della patch 7.10. io vi ricordo di lasciare un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo tra poco in live, ciao.